Nella giornata di sabato 11 gennaio, in occasione del convegno tenutosi presso l'Istituto Densa di Posillipo, dal titolo Dall'io al noi per il bene comune, le nostre telecamere hanno intercettato tra gli altri anche il maestro Gianni Aterrano, che si è intrattenuto in un lungo colloquio con il dottor Armando De Rosa, presidente della Proloco di Villaricca. Hanno ricordato tanti aneddoti e tante situazioni che lo hanno visto protagonista insieme al maestro Bruni. Un rapporto che è iniziato nel lontano 1956 con la piedigrutta della canzonetta. Di Bruni, Aterrano fu pianista e accompagnatore per molti anni, anche quando il cantore di Villaricca si dedicò allo studio dei classici, avendo deciso di incidere l'antologia, volle fortemente Aterrano al suo fianco affinché fosse a sua disposizione in esclusiva per preparare le canzoni. Tra i diversi aneddoti raccontati ai nostri microfoni, anche il famoso giro in America del 1964, insieme a Sergio Bruni e al giovanissimo Giovanni Calone, colui che da lì a poco sarebbe diventato Massimo Ranieri. Con il maestro Gianni Aterrano, buongiorno ai telespettatori, qui a questo convegno dove parleremo di politica. La musica è la somma delle arti, anche la politica dovrebbe essere un'arte. Il tema del convegno è dall'io a noi. Tu ricordavi alcuni episodi. Che cosa, ecco, manca oggi per poter creare una società? Secondo me mancano gli uomini, che è una cosa importante, perché io ho avuto, come ti dicevo prima, ho avuto l'onore e il piacere di stare vicino a gente come Amintore Fanfani, come lo stesso, tutti i più grandi della Democrazia Cristiana. Per cui praticamente adesso, vedendo questo scenario che purtroppo viviamo, viene da piangere, perché non ci sta nessuno. Quindi un'indicazione che viene giustamente dalla tua prima frase, no? Gli uomini, quindi la prima risorsa umana è la prima risorsa è carente. Quindi bisognerebbe investire sui giovani e quindi iniziando dalla famiglia e iniziando dalla scuola. Bravo, bravo, hai detto tutto tu, perché è così. Purtroppo è così, perché la generazione che stiamo vivendo purtroppo è molto molto carente sotto tutti gli aspetti, è sul piano, diciamo, proprio del pensiero politico e anche sul piano della cultura che manca. Quindi quelle che mancano i buoni maestri Bravo, bravo. e poco prima fuori onda parlavamo, voglio dire, della tua scoperta nel lontano 1959-60 di uno che adesso, 64, di uno che adesso, insomma, porta nel mondo la canzone napoletana, porta nel mondo la Campania, Gianni Nannicci. Racconti qualche aneddoto rispetto all'episodio io al mio concittadino Sergio Bruni. È che tu sai che io sono stato il pianista di Sergio Bruni per tutta la sua vita, dal 55-56 in poi. Quando venne a scritturare Sergio Bruni per l'America, Sergio Bruni disse: prima di scritturare me dovete scritturare Aterrano, perché se non viene un maestro Aterrano non vengo manch'io. Allora mi venne la scrittura, ci mettiamo d'accordo sulla cosa, e io, avendo scoperto qualche mese prima Gianni Rock, attuale Massimo Ranieri, dissi a questi tre impresari italo-americani: disse, volete fare un affare? Ci portiamo questo ragazzo che sta andando già bene qua in Italia, gli date 1500 dollari, però di questi 1500 dollari non deve toccare neppure una lira, se la devo portare tutto quanto a casa. E voi dovete provvedere, come per me e per Sergio Bruno, al vitto e alloggio in prima categoria. E così fu. Però per andare in America, Sergio Bruno aveva paura dell'aereo, per cui mi costrinse, simpaticamente, chiaramente, ad andare con la nave, e dice, poi a tornare venne tornato con l'aereo.
E così stemmo 10 giorni, perché era una nave crociera. Tra l'altro viaggiava anche su questa nave la sorella dell'allora presidente degli Stati Uniti, Johnson. Per cui praticamente, e Sergio Bruni mi diceva: ma cosa fa, uscite un artista, che c'entra sul ragazzino? Cosa? E io gli dissi: il ragazzino adesso, mo che arriviamo in America, va a fare le luce verde. Poi, e non finisce qua, perché mo che cambia voce farà bene lo stesso. E così fu. Infatti al primo spettacolo io accompagnavo tutti e due, prima il ragazzo e poi Sergio Bruni in palcoscenico. E il ragazzo veramente mise in difficoltà Sergio Bruni a livello di successo, perché ebbe una... Quindi si esibì in America, come no, assolutamente, ma con grande successo, fino che addirittura volevano a Boston, venne la moglie di un grande proprietario di locali importanti e voleva farci rimanere in America per farlo esibire in una serie di locali americani. Logicamente io, poiché lo avevo io sul mio passaporto, perché no, aveva meno di 14 anni, per cui non poteva avere allora il passaporto, per cui ero io responsabile e lo tenevo sul passaporto. Sì, per cui non me la sentivo di rimanere in America con un ragazzo così giovane, eccetera, eccetera, e ce ne tornammo. Questo è quanto. No, noi stiamo preparando, maestro Terano, stiamo preparando il 2021, il centenario della nascita del mio concittadino. E certamente ci stai come ci sei stato nel 2001, quando ci ricordammo degli 80 anni. Io penso che noi, ecco, io dico Villaricca, ma noi a Napoli dovremmo avere, come a Recanati, Leopardi, dovremmo avere anche una statua per il nostro, ecco, il nostro maestro. Perché Muti giustamente dice: chi vuole cantare, chi vuole fare musica deve studiare anche Sergio Bruni. Assolutamente sì, perché Sergio Bruni è stato ed è il più grande cantante di musica napoletana, assolutamente. E non ha, perché Sergio Bruni ha dedicato una vita e non solo allo studio, ma ha evitato di guadagnare montagne di denaro per dedicarsi allo studio, è chiaro. Ma questa è la realtà che io solo posso dirvi, perché io sono stato vicino a lui continuamente. E io lo so, insomma, avendo dall'82 ho frequentato anch'io casa del maestro Bruni. Quindi allora nel 2021 auguriamoci di avere te innanzitutto e anche Ranieri. Io non lo posso fare l'appello, perché lui non si è comportato bene nei miei riguardi, ma voi lo potete dire, io non ho problemi a venire, assolutamente.